Oh, allora, vediamo un po'. Ecco qua. Direi di fare così. Prima riprendiamo il cannocchiale che sta sulle spalle di Pansy. Poi facciamo un bel primo piano di Nick Carter, ecco, che monterai dopo la sequenza 24. Va bene, dammi le lunghezze così non ci sono problemi. Ah sì. Allora, questo Nick Carter lo voglio tutto blu, d'accordo? Tutto blu? Sì, sì. Lo voglio tutto blu, completamente. È tutto blu? Vai a vedere il biondo che dà i numeri. Scusa un attimo. Che cos'è questa storia di Nick Carter tutto blu? È bello un Nick Carter tutto ma blu. Ma figurati, tutto blu. Guarda, continua a farlo come sempre fatto e non dammi caretta a sto matto. Cos'è che fa? Torna subito qui. Ah, qui si ascolta solo il regista e a me non si dà più retta. Ma senti. Vi odio, vi disprezzo, anzi, me ne torno nel mio studio. Vi faccio vedere io come si fa fare un Nick Carter. Oh, voglio dirvi subito che non è affatto vero che per creare un nuovo personaggio si debbano fare prove su prove, disegni su disegni, o perlomeno non è vero nel mio caso. Secondo me, un personaggio nasce di getto nella mente di un disegnatore. Dopo si tratta solo di trasferirlo sulla carta nella maniera migliore. Di Nick Carter, per esempio, sapevo già quale sarebbe stata la fisionomia definitiva. Avevo qualche dubbio, specialmente sul capello. Una bombetta? No, non funzionava molto. E allora via la bombetta! Un cappello a volte è molto importante per un personaggio. Serve a farlo riconoscere, a ricordarselo meglio. E il cappello di Nick Carter non può ovviamente essere il berretto di Sherlock Holmes o la bombetta di Petrosino. Quindi vale la pena di provare e riprovare finché non si trova quello giusto. Vogliamo vedere come sta con una coppoletta? Ecco qua. Sì, sì, mi sembra che così funzioni. E allora vada per la coppoletta. A questo punto serve soltanto qualche ritocco. Basta ingrossare un po' il tratto per dare maggiore consistenza al disegno. Aggiungere qualche ombra qua e là per aumentare il senso del rilievo e completare le linee essenziali. I capelli, un bel paio di baffetti e il gioco è fatto. Ecco qua Nick Carter. Ora, in base alla sceneggiatura, non resta che fare tutti i disegni necessari per completare la storia. Per ogni avventura di Nick Carter occorrono in media 80 disegni. E adesso il mio compito è finito. I disegni passano all'inchiostrazione e alla coloritura. Uè, gente, ecco qua, qui ci sono tutti i disegni e adesso ve la sbrigate voi. Arrivederci! Cerchiamo ora di vedere in che modo si arriva dal disegno al filmato. La prima cosa da fare è quella di rinchiostrare su di un foglio trasparente il disegno originale. Come vedete, è necessaria la massima precisione per non modificare il disegno da riprodurre. Ora il disegno deve essere colorato. È una fase della lavorazione molto importante. Si esegue, sul retro del foglio trasparente sul quale è stato riportato il disegno, con estrema cura, perché il colore non deve assolutamente uscire dal segno. E fino ad ora ci siamo occupati solo dei personaggi. A questo punto il disegno va completato anche con le scene. Quali sorprese attenderanno Nick Carter in questo tenebroso castello? Ma i personaggi ancora non parlano, ed ecco la loro voce, il fumetto. La nuvoletta è riportata sul solito foglio trasparente e appare accanto al personaggio nel momento preciso della battuta. Adesso i disegni sono pronti e vengono portati nel reparto ripresa. Questa è una titolatrice. Una macchina da presa particolare fatta apposta per realizzare i cartoni animati.
Ed è con una macchina come questa che noi abbiamo realizzato i Nick Carter. In che cosa questa cinepresa è diversa dalle altre? Qui la pellicola viene impressionata a un fotogramma alla volta. Si ha come risultato una serie di normali fotografie dei nostri personaggi, ma con un grosso vantaggio. La macchina da presa e il piano sul quale vengono messi i disegni si possono muovere. La macchina da presa dall'alto verso il basso e viceversa. Il piano di ripresa sia a destra che a sinistra. Vediamo subito che cosa succede. Quando la macchina si abbassa, si ha come effetto un avvicinamento del disegno. Se invece facciamo muovere il piano di ripresa, il risultato che otteniamo è uno spostamento da destra a sinistra o viceversa. Come avrete capito, non è difficile, ma ci vuole tanta pazienza. Infatti, per filmare un'avventura di Nick Carter occorre scattare in media 9000 fotogrammi, il che significa premere questo pulsante 9000 volte. Ebbene sì, maledetti autori, avete vinto un'altra volta. Nonostante il mio diabolico travestimento, mi hanno riconosciuto. Come avrete capito, questa è la voce di Stanislav Molinsky, falso barone spagnolo e irriducibile nemico di Nick Carter. Sì. Ehi, provate un po' a indovinare chi è che dà la voce al nostro protagonista, a Nick Carter, eh? Calma e sangue freddo, ve lo dico io, tanto non c'è nessun premio in palio. La voce di Nick Carter è quella di Carlo Romano. Non è mica facile trovare la voce per un ometto così. Ma io ho doppiato tanti personaggi, ho fatto tante caratterizzazioni, ma non è facile. Ma proprio per questo abbiamo scelto te. Grazie tante, è una bella gatta da pelare. Ma no, ma diglielo anche tu, Mauro, scusa. Avanti, lo sappiamo benissimo che sei molto bravo a fare queste cose. No, non cominciamo a ungere, Niente olio. Lui ha sempre la battuta pronta. Sì. Dunque, allora riepiloghiamo, no? Il personaggio lo conosce, è un detective molto pasticcione e altrettanto sprovveduto. Ah, e per fare uno sprovveduto voi vi rivolgete a me? Ma no, ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma avete chiamato? Come c'entra? Dai, su, facciamo qualche prova, io vado di là. Sì, vabbè. Oh, che faccio? Leggo la battuta che c'è scritta qui? Sì, questa battuta, la stessa battuta. Vabbè. Allora sei pronto? Sì. Vai pure. Vado, eh. E allora, giovanotto, chi altri oltre a te era a conoscenza del segreto del minestrone? No, è divertente come voce, però non può essere quella di Carter, no? No, vabbè, era quella di Jerry Lewis. Sfido io. Comunque ne provo un'altra, eh? Sì, va bene. E allora, giovanotto, chi altri oltre a te era a conoscenza del segreto del minestrone? E questa qua mi sembra un po' troppo cupa, un po' tenebrosa. È vero, cambierò, farò un'altra. Sì. E allora, giovanotto, chi altri oltre a te era a conoscenza del segreto del minestrone? No, questa è un po' troppo da vecchio, da... Lo so, ve l'avevo detto, non è facile. Aspetta un po' che veniamo lì, no? Ecco, bravi, venite qui. Sì. Lo sapevo, io non la trovo, non ci riesco, non... Io pensavo che fosse... No, non pensare, ero io che pensavo a cercare il tono adatto per il personaggetto qui, ma non ce l'ho, non... Insomma, non ho più voci. No, come non è più voce? Oh, sicurati. Sì, la mia. Beh, proviamo con la tua. Quella privata? Proviamo con quello. Vabbè, allora. E allora, giovanotto, chi altri oltre a te era a conoscenza del segreto del minestrone? È perfetto, va benissimo, questa è la voce di Carter, non potrebbe che parlare così, guarda. Non potevi dirmelo prima. Vabbè, ma dico a saperlo. Allora, incidiamo? Via con l'annuncio, grazie. Sì? L'arma segreta, uno prima, vai con la scena. Il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e l'ultimo, chiuda la porta. Perfetto, com'è andata per te? Ok,
Allora, se tutto è ok, io scappo perché, come al solito, sono ingaffaratissimo. Dov'è il mio impermeabile? Eccolo là, Eccezionale, fantastico, mai primo d'ora sugli schermi una simile voce. Basta. Vinceremo tutti gli Oscar. Dai, megalomane. Senti, Carletto, toglimi una curiosità. Di. Ma questi personaggi che doppi non ti influenzano in un qualche modo? Non lasciano qualche traccia in te? Cosa, nella mia vita privata? Sì. Che idea, ci mancherebbe altro. Allora, siccome io ho appena finito di doppiare Nick Carter, secondo te dovrei vestirmi come lui, eh? O magari, non so, fare anche delle indagini. Ridicolo! Come? Furto alla Rai TV? Hanno rubato l'antenna di via Teulada? Meno male. No, dico, vengo subito! Il dovere mi chiama! Addio, signore! Come fai, il passito? Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e... E l'ultimo, chiuda la porta!